Il nuovo regolamento europeo sulla sperimentazione clinica dei medicinali entrerà in vigore nel 2019. Quali sono i cambiamenti che apporterà e come AIFA si sta preparando a questa attuazione? Oggi ne parliamo a Roma, ne parliamo anche con il dottor Sarra di AIFA. Quali sono i cambiamenti principali che apporterà questo nuovo regolamento e come vi state preparando come AIFA? Allora, il cambiamento principale che apporterà questo nuovo regolamento è la possibilità per gli sponsor di applicare per un'autorizzazione a una sperimentazione clinica attraverso un'unica submission in tutti i paesi coinvolti nella sperimentazione. Naturalmente questo vuol dire una valutazione unica a livello europeo e quindi a una decisione potenzialmente armonizzata, ma soprattutto a una armonizzazione dei documenti e a un'approvazione ottenuta in una tempistica ben definita. AIFA si sta preparando attraverso un'attiva partecipazione nel progetto VHP, che nasce nel 2009 sotto la spinta dei capi di agenzia e che prevede una valutazione coordinata di studi clinici, di richieste di autorizzazione alla sperimentazione clinica che hanno come caratteristica il coinvolgimento di più di uno Stato membro e che prevedono un facsimile del nuovo regolamento in termini di tempistica definita, in termini di coinvolgimento degli Stati membri e in termini di valutazione scientifica che viene fatta in concerto con tutti gli altri Stati membri coinvolti nella procedura. L'AIFA inoltre l'anno scorso ha fatto partire un progetto pilota che prevede il coinvolgimento dei comitati etici nella valutazione degli studi clinici, per cui viene richiesta la valutazione tramite VHP. Ecco, quanti comitati etici sono stati coinvolti e come avete visto questo coinvolgimento? Allora, il numero di comitati etici che hanno aderito al progetto è stato molto alto, siamo sopra i 60 comitati etici, quindi la maggior parte dei comitati etici. Sono state fatte un buon numero di procedure finora, naturalmente il numero delle procedure dipende dalle richieste ricevute da partecipare da parte degli sponsor. La maggior parte delle procedure, e parlo del più del 75%, sono andate in buon fine. Questo vuol dire che i comitati etici hanno attivamente collaborato con AIFA nella valutazione e hanno portato un risultato, e questo risultato è eccellente proprio grazie alla loro adesione alla tempistica stabilita. Ecco, queste esperienze dei comitati etici saranno utili per la prossima attivazione del regolamento europeo? Beh, sicuramente il coinvolgimento dei comitati etici è stato molto importante, i risultati ottenuti sono stati molto positivi, soprattutto diciamo che questa esperienza è stata formativa sia per i comitati etici sia per AIFA e ha fornito le basi per una buona collaborazione nel futuro prossimo, quando il nuovo regolamento entrerà in vigore.